Buongiorno, buongiorno, benvenuti a TV Giornale di Telestense, prima edizione. Oggi giornata internazionale della donna. Manifestazioni in tutta Italia, numerose anche tra Ferrara e la sua provincia. In piazza Trento e Trieste, ecco, vediamo qualche immagine. Si è svolta questa mattina l'otto insieme. Manifestazione organizzata dall'Udi, sezione di Ferrara, insieme alla CGL. Banchetti con la distribuzione della mimosa, flash mob con performance musicali e letture. Erano presenti studenti e studentesse del Dosso Dossi eh, di Ferrara. Con live painting per illustrare i temi dell'8 marzo. Ecco qui, vedete qualche esempio dei flashbob e delle brevi performance che si sono svolte in mattinata. Naturalmente, con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sui eh, temi che riguardano i diritti delle eh, donne. Alle 10 presso la sede del Centro Donna Giustizia si è svolto un incontro organizzato in collaborazione con la Questura di Ferrara dal titolo Il lavoro di rete contro la violenza di genere. E proprio la violenza di genere è al centro di una amara riflessione diffusa oggi dal coordinamento dei centri antiviolenza dell'Emilia Romagna. Secondo i dati dei centri emerge che la violenza sulle donne è un fenomeno Tutt'altro che in calo. Le donne che si sono rivolte ai 14 centri che compongono il coordinamento dei centri antiviolenza della nostra Regione in cerca di aiuto nel 2017 sono state complessivamente 3.951. Se si considerano soltanto i 13 centri che hanno partecipato alla rilevazione del 2016, il numero complessivo delle donne accolte è 3.625 in aumento di 192 unità più 5,6% rispetto all'anno precedente. Insomma, il fenomeno della violenza eh, di genere, ci torneremo anche questa sera nell'edizione serale del nostro TV giornale, è un fenomeno di estrema gravità, un fenomeno eh, sociale che è tutt'altro che eh, appunto in via di soluzione. E questa è una delle riflessioni che ci consegna questa giornata internazionale della donna. Uh, nel frattempo Coldiretti ci fa sapere che sono aumentate del 6,6% nell'ultimo anno le imprese agricole guidate da giovani donne per un totale di 13.887 re realtà nel 2017. Parliamo a livello nazionale. È quanto emerge appunto da un'elaborazione di Coldiretti in occasione della festa dell'8 marzo su dati della Camera di Commercio di Milano rispetto alla rappresentanza femminile eh, sotto i 35 anni nei campi, nelle stalle e negli agriturismi. Una Presa, giovanile su quattro in agricoltura oggi viene gestita appunto da giovani donne e questo è appunto il eh, tema. Le quasi 215.000. Uh, aziende agricole guidate da donne in uh, Italia sono un patrimonio del paese con un peso all'interno del mondo produttivo che non è dato solo dal numero delle titolari ma anche da una capacità di innovazione che è stata in grado di sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla multifunzionalità per le imprese agricole in ambito economico, ambientale e sociale. Una notizia che viene da Coppa Alleanza 3.0 che, che dice noi festeggiamo l'8 marzo supportando la ricerca scientifica, la salute e il lavoro delle donne. Donazione di 30.000 euro per lo studio delle cure del tumore al seno. Il sostegno della cooperativa copre una borsa di ricerca annuale che consentirà alla dottoressa Maria Elena Pistoni, 40 anni laureata in scienze biologiche a Parma e specializzata a Londra, oggi ricercatrice della Fondazione Umberto eh, Veronesi, di proseguire i propri studi su come agire le cellule tumorali del seno usando farmaci che influenzano il DNA per gestire e ridurre le resistenze alle terapie attualmente in uso. Eh, e ora eh, vediamo dal punto di vista imprenditoriale, abbiamo parlato delle imprese nel settore agricolo, in generale in provincia di Ferrara le imprese eh, guidate da donne, quante sono, in quali settori si collocano di preferenza, lo vediamo nel prossimo servizio. Siamo alla vigilia dell'8 marzo e la Camera di Commercio fa un bilancio della presenza delle donne nel mondo imprenditoriale ferrarese. Una presenza, per la verità, consistente, 7.310 imprese pari al 22,8% del totale. Ferrara è la provincia della regione Emilia Romagna con il maggior numero di imprese al femminile. Le attività imprenditoriali condotte da donne si concentrano in particolare nel turismo, con un'incidenza pari al 37,4%, e 846 imprese registrate, nel commercio, 26,2%, nell'agricoltura, 20%. Seguono servizi a persone e imprese, lavanderie, parrucchieri, istituti di bellezza, 13,5%, alloggio e ristorazione, 11,6% e poi le attività della manifattura, 6,2%. Tra i comuni con la più alta incidenza di imprese femminili troviamo Fiscaglia, in cui la presenza di imprese femminili supera il 26%, Ro, Masitorello, Copparo, Poggio Renatico. Ma in termini assoluti è nel comune di Ferrara, con 2.700 unità, che si concentra il maggior numero di imprese condotte da donne. Mi auguro che la rafforzata presenza delle donne nelle istituzioni, nelle imprese, nelle università, nelle associazioni, nei partiti e nei sindacati, scrive Gisella Ferri, Presidente del Comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di Commercio, contribuisca a superare vecchie barriere culturali che non hanno più ragione di essere. E rimaniamo in tema di 8 marzo per presentare un'iniziativa che si svolge in realtà domenica 11 marzo, ma che insomma è ispirata alla giornata di oggi, alla giornata internazionale della donna. Si tratta della camminata della Mimosa per la salute che si svolge a Porotto, collaborazione ehm, il circolo di Porotto dell'Udi e la LILT, cioè la Lega Italiana per la lotta al tumore. Vediamo. È la quarta volta che a Porotto eh, ci siamo aggregati con gli organizzatori della Camminata della Mimosa. Perché eh, riteniamo che è sempre molto importante trasmettere un messaggio positivo sulla prevenzione, e tutti noi ormai sappiamo che camminare è uno dei modi migliori per fare la eh, prevenzione. Ecco, allora una craninata, come dicevamo prima, che vede insieme la LILT e l'UDI, la LILT che tra l'altro attraversa un mese importante. Sì, il mese di marzo a livello mondiale è il mese della prevenzione e della cura del cancro del colon. Mentre in Italia la LILT ha eh, la settimana nazionale della prevenzione dei tumori, che va dal 17 al eh, 25 marzo. Abbiamo parlato dunque della Lilt, del fatto che il mese di marzo, è un mese importante per voi. Ecco, raccontiamo appunto quali sono le eventuali iniziative che farete in questo mese e quindi anche come fare per contattarvi per essere reperibili da parte del pubblico. Per quanto riguarda il mese di marzo, abbiamo in programma il 22 marzo all'interno della Cittadella della Salute, quindi nel vecchio Sant'Anna, l'allestimento di un banchetto informativo dove appunto potrete ricevere deplian, informazioni e quant'altro riguardo alla Lilt. E, in generale invece non solo per il mese, mese di marzo ma eh, il giovedì mattina eh, dalle 9 alle 11.30 circa nella nostra sede sempre all'interno del vecchio Sant'Anna in Corso Giovecca eh, è possibile eh, richiedere informazioni, eh, eventualmente richiedere dei contatti a medici. Tornando invece alla camminata che farete domenica mattina, abbiamo sentito dunque che è aperta a tutti, ci saranno premi dunque per i partecipanti? Sì, ci sarà una grande estrazione, eh, parecchi premi, visto che è una giornata comunque dedicata alla donna, eh, per allietare i presenti ci sarà anche un gruppo musicale che si chiama Moms, è un gruppo di cinque donne eh, che sono allieve dell'associazione musicale Don Gregorio di Ferrara, eh, che mh, penseranno appunto a animare un po' uh, il pubblico, animare un po' l'atmosfera. Per la cronaca un giovane nigeriano che solitamente stazione davanti al supermercato Cadoro di via San Contardo d'Este ha sventato una rapina impropria da parte di un tunisino residente a Ferrara e pregiudicato. È accaduto ieri sera, poco dopo le 19, il giovane nigeriano normalmente sta nel parcheggio del Cadoro, come potete immaginare, per simolare qualche spicciola aiutando i clienti con i carrelli della spesa. Cos'è accaduto? Che il tunisino pregiudicato 30 anni, è nato nell'87, forse 31, aveva invece rubato degli alcolici per il valore di un centinaio di euro circa. Eh, si era dato alla fuga, inseguito dalla cassiera del supermercato che, in un primo tempo, era riuscito a bloccarlo. Poi il ladro si divincola, riprende la fuga. A questo punto viene definitivamente placcato dal nigeriano. Sul posto interviene una pattuglia delle volanti che porta eh, l'uomo all'arginone e così si conclude la eh, vicenda appunto, che ha avuto luogo eh, ieri eh, davanti al Cadoro di Ferrara, via San Cottardo d'Este. Per la politica, naturalmente, nel momento in cui si sono delineati i risultati delle ultime elezioni politiche, è iniziato il processo di riflessione. È iniziata l'elaborazione diciamo dei dati e quindi il tentativo di capire perché si è vinto oppure perché si è perso. Allora parliamo della sconfitta del PD. Prima di tutto non solo ha cambiato la geografia politica del Paese ma ha dato un volto diverso ad intere comunità locali. Sentiamo due Ferraresi neoeletti in Parlamento, Luigi Marattino alla Camera, Paola Boldrini al Senato. Che cosa è successo secondo loro in queste elezioni politiche e perché il PD ha avuto il risultato negativo che effettivamente ha avuto? Vediamo. Per Marina Sereni, patto democratico, ex vicepresidente della Camera dei Deputati, il 4 marzo scorso si è chiuso un ciclo politico, iniziato con la discesa in campo di Berlusconi nel 1994 e dominato alternativamente dai due partiti di maggioranza relativa, Forza Italia e PD. Ma come interpretano questo dato gli eletti al nuovo Parlamento del PD Ferrarese? Per Luigi Maratin, per la prima volta alla Camera dopo diversi anni da consigliere economico di Renzi e di Gentiloni, gli elettori hanno creduto più alle ricette facili: tra tax, reddito di cittadinanza, abolizione della legge. Legge Fornero che alle nostre proposte e ai risultati di governo di questi anni, dice. Se gli italiani non ci vogliono al governo, aggiunge andremo all'opposizione. Quanto agli errori, Maratin, lapidario come sempre, riconosce che il PD non è riuscito a rispondere senza raccontare lo stesso tipo di fandonie ai bisogni dei cittadini. Mentre sui possibili errori di una campagna fatta prevalentemente sui meriti della passata legislatura e poco sul futuro, Maratin non accetta di fare autocritica più di tanto. Certamente, dice, Movimento 5 Stelle e Lega hanno intercettato. Più di quanto non siamo riusciti a fare noi, i bisogni degli italiani giusto allora che governino insieme Lega e Pentastellati e che realizzino le promesse fatte a chi li ha votati. Se non lo vorranno fare, si vada alle elezioni spiegandone il perché. Ai dirigenti del Partito Democratico Ferrarese regionale, Vitellio e Calvano, Martin chiede di interrogarsi sulle ragioni locali di una sconfitta così pesante. Giusto, dice, rinnovare i vertici nazionali, ma già molti segretari, in Umbria, in vari comuni d'Italia, nel Ferrarese, Ergiz, Gdel. Il sindaco di Berra si stanno dimettendo. Diverso il tono della neosenatrice Paola Bolderini, pronta a riconoscere che se il PD ha perso così pesantemente, forse è perché non ha saputo comunicare bene non solo quello che ha fatto al governo, ma anche quello che intendeva fare nel futuro. O forse aggiunge le persone avevano bisogno di altro. Noi, dice, abbiamo un modo diverso di relazionarci con gli elettori. In sostanza, facciamo i conti con la realtà. Certamente gli italiani hanno preferito le soluzioni ai tempi promesse dagli altri partiti. Dobbiamo comunque fare autocritica, stare più in mezzo alla gente. Perché se questo è stato il risultato, sarà anche forse perché non abbiamo fatto sentire abbastanza vicino a noi gli elettori. Oggi è tempo di capire dove andare a porre i correttivi, ma senza farci la guerra fra noi. Priorità assoluta, aggiunge, ascoltare la gente. Io, dice, in questi anni credo di aver cercato di farlo. Quindi fa una riflessione sui possibili luoghi dell'incontro fra cittadini e politica. Troppo anonimo il web, mentre riflette l'abolizione per le città con meno di 250.000 abitanti delle circoscrizioni che erano un punto di riferimento e il primo filtro del rapporto fra istituzioni e cittadini ha spassato via un luogo importante di partecipazione e di ascolto. Ora sentiamo le considerazioni di Emanuele Cestari. Emanuele Cestari è stato eletto alla Camera dei Deputati nel... Uh, collegio uninominale, quello che riuniva l'Alto Ferrarese e la, i comuni della Bassa Modenese, chiamato il collegio del cratere perché in gran parte corrispondeva all'area che uh, fu interessata dal terremoto del 2012, assessore al bilancio a Bondeno e uh, da queste ultime elezioni uh, politiche appunto nuovo deputato eletto con il centrodestra per la Lega. I cittadini sono stanchi di una certa politica che non è capace di ascoltare, comprendere e affrontare i loro problemi. Per questo la Lega ha ottenuto un risultato così eclatante. Emanuele Cestari, assessore leghista al bilancio di Bondeno, dopo le ultime elezioni politiche, è deputato, eletto nel collegio uninominale per la Camera dei Deputati, che comprendeva il territorio dell'Alto Ferrarese e quello della Bassa Modenese. Il nostro risultato, spiega, non è dipeso soltanto dalle posizioni della Lega sul fenomeno dell'immigrazione. In queste settimane di campagna elettorale ho incontrato tanta gente distribuito volontariamente. Sono andato nei mercati, ho trovato piccoli imprenditori stanchi della burocrazia, giovani senza lavoro che vorrebbero costruirsi un futuro, persone che non si sentono sicure in casa propria. Qualcuno si è addirittura offerto di distribuire i miei volantini senza mai avermi visto né conosciuto per il solo fatto che riteneva credibili le nostre proposte contro la microcriminalità. In alcuni comuni della Bassa Modenese, tradizionalmente legati al PD e al centro-sinistra, Cestari ha ottenuto percentuali elevate di consenso: 42% a San Posidonio, 40% a Camposanto e a San Felice sul Panaro, 37% a Cavezzo. Significa, spiega, che c'è una reale volontà di cambiamento e i cittadini hanno chiesto alla Lega di farsene carico. Intanto la Lega in Consiglio regionale polemizza sul modo in cui è stato utilizzato nella nostra regione il reddito di solidarietà. Gli i fondi, gli importi stanziati dalla Regione nel primo bimestre dell'anno, si legge in una nota della Lega Nord, parlano chiaro: il 33,6% delle richieste di contributo è arrivato da nuclei familiari stranieri, per lo più numerosi, dai tre componenti in su, a cui è stato erogato il 44,75% dei fondi. Si tenga conto che gli stranieri nella nostra Regione sono l'11% del totale della popolazione. È l'ennesima conferma, secondo Alan Fabri, capogruppo Leghista in Consiglio regionale, che in questa Regione a guida PD gli stranieri. Vengono prima degli italiani. Il Partito Democratico, chiude Alan Fabri e allo sbando e ne è consapevole. E ora parliamo di reddito di cittadinanza. Come sapete, il reddito di cittadinanza è stata una delle proposte clou, diciamo così, del Movimento 5 Stelle eh, in, queste, eh, in questa campagna elettorale 2018 e addirittura. Alcuni commentatori hanno eh, scritto che proprio il reddito di cittadinanza avrebbe motivato eh, le regioni del meridione, che notoriamente sono più in affanno per quanto riguarda l'occupazione, appunto nel rivolgersi per il voto al Movimento 5 Stelle. In ogni caso, noi abbiamo deciso di approfondire il significato di questa, mh, di questa eh, proposta e confrontarlo con analoghe, esperienze, eh, analoghe o differenti esperienze europee, con il professor Leonzio Rizzo, economista dell'Università di Ferrara. Vediamo. Ci sono altri esempi, all'estero, in Europa, di questa forma di reddito di cittadinanza. Quello che viene, eh, viene offerto dal Movimento 5 Stelle è un reddito minimo garantito. Il reddito minimo garantito non ce l'abbiamo in Europa solo noi e la Grecia, ce l'hanno più o meno tutti, ma non con eh, le, con le entità definite dal Movimento 5 Stelle. C'è in, in Germania, c'è in Francia, eh, c'è in Inghilterra, ma viene garantito molto meno di quello che viene garantito dal Movimento 5 Stelle, mentre ci sono altre nazioni europee come Danimarca. Belgio e Irlanda che garantiscono più o meno quello che garantisce il Movimento 5 Stelle. Dal punto di vista dei costi per l'Italia, che cosa potrebbe comportare quel tipo di reddito minimo garantito? Allora, il reddito minimo garantito, il eh, Movimento 5 Stelle dice eh, di voler, rodare, voler garantire 780 euro eh, a un single e una famiglia con due figli si aggira sui 1, 6, quasi 1700 euro. Sono cifre importanti eh, che potrebbero disincentivare anche il lavoro probabilmente in alcune sacche del mezzogiorno ma che ovviamente hanno, hanno attecchito proprio perché eh, queste sacche del mezzogiorno sono zone dove c'è un alto livello di disoccupazione e, e, e gravi disagi in alcuni, in alcuni casi, addirittura il voto, è stato, il voto è, tanto, è stato scoperto che è stato tanto più elevato quanto più elevati sono i livelli di disoccupazione. I costi. Eh, I costi sono, sono, sono elevati. Eh, ci, sono, ci sono due stime che, che vanno, che, eh, su cui si discute. Ce n'è una dell'Istat che parla di 15, mila, di 15 miliardi, però ce n'è un'altra eh, fatta sulla voce.info da alcuni miei colleghi eh, che, che invece parla si, si aggira sui 30 miliardi, quindi il doppio. E 30 miliardi da trovare sono tanti, sono quasi eh, metà degli interessi sul debito pubblico. C'è una differenza forte in questo voto tra nord e sud? Questo voto è molto interessante perché ci dà uno spaccato del nostro Paese, il nord praticamente chiede eh, meno presenza dello Stato, eh, con una riduzione, delle, una riduzione fiscale forte, eh, vista la proposta della Lega della flat tax, e il Sud invece di fatto chiede più presenza dello Stato. La TV locale dice addio ad Alberto Morelli, ideatore e produttore del seguitissimo programma Musica Allegria, programma nato 35 anni fa, in onda su tutte le stenze, da oltre 20 anni stesse si stringe accanto alla moglie Mary, ai familiari e ai suoi tantissimi amici. I funerali si svolgeranno sabato 10 marzo alle 10 ad ospedaletto Euganeo in provincia di Padova. Un ricordo di Alberto Morelli. Milanese di nascita ma Veneto d'adozione, Alberto Morelli, 73 anni, è stato un pioniere delle tv private. Nei primi anni della liberalizzazione dell'etere fondò e gestì per molti anni un'emittente polesana, poi, circa vent'anni fa, si staccò dalla sua emittente ceduta ad un altro gruppo veneto per diventare produttore indipendente. Risale ad allora il suo incontro con Telestense, per la quale ha realizzato in tutti questi anni Musica Allegria, un programma destinato a diventare un punto di riferimento per un vastissimo pubblico popolare. Lui stesso era diventato un personaggio molto popolare nel mondo dei musicisti, delle sagre, delle. Feste popolari, sempre presente in tantissimi ruoli come cameraman, come regista, come animatore, aveva creato anche una band musicale. Sempre attivissimo e disponibile ad ogni sacrificio, pur di essere presente ad ogni appuntamento con il pubblico. Lunghe serate a riprendere il divertimento altrui, poche ore di riposo e poi nei suoi studi per mandare in onda il suo Musica Allegria. Una vita senza risparmio, aiutato dalla moglie Mary, ma pur sempre una vita davvero stressante per il fisico di chiunque. Una vita che non ha mai voluto voluto interrompere né tantomeno rallentare, anche quando ha cominciato ad avere qualche problema di salute. E ieri notte questa vita così intensa gli ha presentato il conto ed Alberto se n'è andato. Ci mancherà, mancherà tele stense al suo pubblico, mancherà ai tanti giovani che ha lanciato ed avviato la professione nel corso della sua esistenza. Alcuni erano diventati anche suoi concorrenti con analoghi programmi musicali, ma Alberto ha sempre superato ogni confronto ed ogni difficoltà. Tanti altri programmi sono passati come meteore. Musica Allegria ha sempre continuato a restare nel cuore del suo pubblico affezionato fino ad oggi, quando il cuore di Alberto ha smesso improvvisamente di battere. Ciao Alberto, ci mancherai. E con questo ricordo chiudiamo, uh, chiudiamo questa edizione del nostro TV giornale. Appuntamento all'edizione serale delle 19.30. Da parte mia, una buona giornata. Grazie.